lo spettacolo di magia. Guardate da vicino. Oh, ta-da! Fantastico! Johnny, sei il migliore! Quel trucchetto è roba da bambini, vi prego! Lo dici tu! Preparatevi per una vera magia! E ta-da! Oh, è incredibile, Peter! Questo sì che è un vero trucco magico! Guardate qua! Spooky fa uno spettacolo di magia! Oh, aspettate! Sembra divertente! Oh, io ci voglio andare! Ecco, Spooky è tutto fatto. Grazie mille, Roy. Ora mi sento al sicuro. Un piccolo errore può provocare un grande incendio. Finché lo spettacolo non sarà finito, sta molto attento. Beh, ci vediamo dopo. Ciao, Roy. Spooky! Oh, Peter, cosa succede? Spooky, fammi essere il tuo assistente. Tu? No, grazie. La magia non è per tutti quanti. Spooky, guarda qui. Cosa ne pensi? Sono bravo, vero? Oh! Ma non puoi ancora. Ti supplico, Spooky! Voglio imparare il tuo fantastico trucco con il fuoco più di ogni altra cosa. Sì, il trucco con il fuoco è stato fantastico. Io direi che è il miglior trucco magico dell'intera città. No, aspetta, di tutto il mondo. Va bene, va bene. A pensarci potrebbe essere bello avere un assistente. Grazie, Spooky! Sarà fantastico! Sono emozionata! Wow! Accidenti, non riesco a crederci! Sono venuti tantissimi miei amici! Sono al settimo cielo! Ci siamo esercitati tanto, quindi diamogli il miglior spettacolo di sempre! Saranno tutti sorpresi di vedermi sul palco! Signore e signori, benvenuti allo spettacolo di magia di Spooky! Caspita, quello è Peter! Fantastico! Ed ecco qui, Spooky! Ciao a tutti! Benvenuti nel mondo della magia di Spooky! E ta-da! E ora il trucco che stavate aspettando, l'incredibile magia del fuoco di Spooky! Spooky, buona fortuna! Spooky, fatti da parte! Subito! Peter, ottimo lavoro! Per fortuna hai gridato subito al fuoco e abbiamo potuto evacuare il tendone. Non ho fatto niente! Ascolta, ecco alcuni consigli su cosa fare in caso di incendio. Se c'è un incendio, grida al fuoco per far sapere a tutti del pericolo. Poi, dovresti cercare l'allarme antincendio il più velocemente possibile. Se non lo riuscissi a trovare, fa rumore per far sapere alla gente che è in pericolo. Infine, se ti trovi in un posto che va a fuoco, butta delle cose dalla finestra oppure agita un vestito. Così le persone si renderanno conto che c'è qualcuno in pericolo e potranno agire, capito? Non lo dimenticheremo, Roy! Ci siamo esercitati tanto, quindi diamogli il miglior spettacolo di sempre. Spooky, so che sei triste. È stato il più grande spettacolo di magia della tua vita. Spooky, su il morale. Per me è stato fantastico. Giusto, perciò non devi essere così triste. Bambini, indovinate? Bam! Un ancor più grande spettacolo di magia di Spooky.
Sarà domani. Ditelo ai vostri amici. Cosa? Un ancor più grande spettacolo di magia! Non vediamo l'ora! Un amico per Clini. La carta va qui, le bottiglie qui, le lattine lì. Ecco fatto! Oh? Oh! Non ti avvicinare! Oh, sei ferito, piccolino! Ecco fatto! Vedo che porta un collare, quindi deve avere un padrone, giusto, Polly? Certo! Clini, per caso hai trovato il gattino stamattina dopo aver finito le pulizie? Esatto! Miau! Ah! Polly, ti prego, affrettati a trovare il suo padrone! Mi fa tanta paura! Sta tranquillo, Clini! I gattini non sono cattivi! Finché non contatteremo il suo padrone, dobbiamo trovare qualcuno che ne abbia cura! E direi che potremo farlo noi! Non credo che sia possibile! Siamo già molto impegnati con il nostro lavoro! Sì, hai ragione! Clini, magari potresti pensarci tu, solo finché non troviamo il padrone! Oh, io? È un'idea geniale! Guardatelo! Sembra davvero felice di essere qui! Miau! Oh, sul serio! Non ho mai avuto una responsabilità così grande! Penso che sarai bravissimo, Clini! Oh, sapete? Sono preoccupata! Clini ha detto di non sapere nulla sui gatti! Amber, perché sei preoccupata? Ragionate bene! E se Clini si affezionasse al gattino? Sarebbe davvero un bel guaio! Se si affeziona, qual è il problema? Ecco, Clini, sarà triste quando troveremo il padrone. Su, non temere, Amber. Troveremo il padrone in men che non si dica. Spero che tu abbia ragione. Allora, siete tutti d'accordo, eh? Sì! E ora appendiamo qualche volantino e troviamo il padrone. Scusa, ma non ne ho proprio idea. Grazie. Non l'ho mai visto prima. Grazie. Che buffo! Hai il latte su tutto il musino. Cosa stai facendo? Mi fai solletico! Smettila! Lasciati pulire! Non avrò più paura di te! Sei davvero adorabile! Quindi è lui il gatto di cui tutti parlano? Sì! Wow! È così dolce! Gli hai dato un nome? Un nome? A dire la verità, non ci avevo pensato! Davvero? Deve essere brutto non averne uno! Dobbiamo dargli un nome! D'accordo! Che ne dici se ti chiamiamo Latte? In fondo tu adori bere il lattuccio! Latte? Ottima scelta! Ciao, Latte! Io conosco questo gatto! Sì, la padrona è Mary! Mary ha un gatto, ne sei proprio sicuro? Non c'è alcun dubbio! Li ho visti spesso insieme e sono inseparabili! Davvero? Oh, sono Roy e Amber! Davvero? Hanno trovato la padrona? Sì! Polly mi ha appena dato la grande notizia! Si tratta di Mary! È una fantastica notizia! Ecco perché Mary era così triste ieri, le mancava il suo gattino! Adesso capisco! Qualcuno mi ha detto che il gattino è l'unico amico che ha! Meno male, Roy! Sì! Presto torneranno a stare di nuovo insieme! Shh! Latte, fa piano! Mary sarà così felice di poter riabbracciare il suo gattino! Già! Oh. E ora cosa faccio? Come farò senza di te, gattino mio? Oh. E Polly!
Resta qui e non miagolare. Ehi, hey, Clini! Ho trovato la padrona del gattino! Sul serio? Che sollievo! Dov'è il gatto? Beh, ecco... è scomparso! Cosa? È scomparso? Oh? Allora abbiamo davvero un bel problema. Lo so! Dovevo stare più attento! Scusa, Polly! Sta tranquillo. Nel frattempo, se il gattino dovesse tornare, chiamami. Certo! Ho detto una bugia! Non posso crederci! Cosa? Ma perché sei andato via senza prendere il gatto? Clini era così spaventato, non ho avuto il coraggio di portarglielo via. Si è affezionato a lei così in fretta. Mi dispiace per Clini. Avete visto, amici? Vi avevo detto che sarebbe successo. Avevi ragione, ci avevi avvisati e non ti abbiamo ascoltata. Ragazzi, non è il caso di restituire il gattino a Mary? Ma Clini sarebbe così triste. Sì, ma anche Mary lo è. Mi è venuta un'idea. Che ne dite se lasciamo a Clini ancora un po' di tempo? Oh, cosa devo fare? Qualcuno mi ha detto che il gattino è l'unico amico che ha. Io invece ho Spooky e Cap come amici. Sì, non è troppo tardi per restituirlo. Mary ha bisogno del suo amico. Latte! Latte! Oh, dove sarà mai andato? Oh! Latte è finito qua dentro! Non hai ancora avuto notizie da Clini? No, non ancora. Emergenza! Emergenza! Jean, che cosa succede? Clini! O meglio, c'è un problema con il gatto! Andate subito al centro di riciclaggio! Agli ordini! Male, non so che cosa farei. Non preoccuparti, Clini, non gli succederà niente. Roy, stacca la corrente, così il macchinario si spegnerà. Vado. Ecco, ho spento tutto. Ellie, prova a usare il detector. Sì, d'accordo. Ecco fatto. Eccolo qui. È rimasto incastrato! Sarà meglio entrare in azione prima che si faccia male! Polly, dobbiamo smontare il macchinario! Hai ragione! Amber, tira fuori il gattino dopo che io e Roy avremo smontato il macchinario! Ellie, tieni d'occhio la posizione del gattino! D'accordo! State tranquilli, non lo perdo di vista. Ho finito, Polly. D'accordo, lo tiro su. Roy, ci sei? Sono pronto. Sta tranquillo, ti salvo io ora. Latte! Fa piano! Latte ha paura, dobbiamo agire con attenzione. Un passo falso e il gattino fuggirà! Miau! Guardate! Miau! Gattino mio! E adesso che cosa si fa? Diamogli qualcosa che gli piace!
Ci penso io! Guarda, Micio, ti ho portato una cosa buona! Miau. Va tutto bene, non aver paura! Ciao, latte! Oh. Chi è? Miau! Coco! Miau. Eh? Si chiama Coco! Ciao, Clini! Ciao! Mi hanno detto che ti sei preso cura del mio gattino! Scusa! Davvero? Allora, Clini, ti andrebbe di giocare un po' con Coco e me? Io? Sul serio? Dici veramente? Certo, sciocchino! Ti va di fare un giro qua dietro? Posso? Certo che sì! Sembra divertente! Abbiamo fatto la scelta giusta a lasciare il gattino con Clini? Sì! E mi riempie di gioia vederli così felici! Spooky l'acrobata! Signore e signori, è ora lo spettacolo che stavate tutti aspettando! Il triplo salto mortale! E ora, l'ultimo grande spettacolo del circo di Broomtown! Spooky completa il salto con grande successo! Spooky, sei proprio uguale alle macchine del circo! Non saprò fare molto, ma sono un mito a imitare le acrobazie! Ciao, ragazzi! Oh? Guardate qui! Sei stato grandioso! Sembra proprio una delle acrobazie del circo! Sì! Sei stato fenomenale! Voglio provare anche io! Ok, ora devo solo girare... Spooky! Ci devi lavorare! Ma sembrava così facile! Ci vediamo! D'accordo! Ciao, ciao! Stacy! Ciao! Ciao a te, Ellie! Sono venuto a controllare se il telefono delle emergenze che ho aggiustato funziona. Direi di sì! Oh, sono contento! Evviva! Oh? Finalmente ce l'ho fatta! Stacy! Ce l'ho fatta! Ci sono riuscito! Ciao, Ellie! Che cosa sei riuscito a fare? Sono riuscito a fare un'acrobazia circense! Un'acrobazia? Da quando è andato allo spettacolo del circo non fa che provare le loro acrobazie! Spooky! Copiare le acrobazie del circo è pericoloso! Ti potresti fare del male! Stai tranquillo! Quella su cui mi sto esercitando non è molto difficile! Ciao, ragazzi! Ci vediamo dopo! E ora dove vai? Devo mostrare a tutti le mie acrobazie. A dopo, ragazzi! Speriamo bene. Sto arrivando! Ciao, Ellie! Ciao, che cosa ci fate voi qui? Jean sta per mostrarci la sua nuova invenzione e stiamo aspettando di vederla. Un'invenzione? Ta-da! Ecco a voi! Oh? Mi piace! Che cosa sarebbe? È la bici per amanti del pericolo del circo! Sembra pericolosa! Scendi subito! Potresti cadere! No, non lo farò! Ce la posso fare! Jean, è meglio se scendi! Non sembra affatto sicura! No! Ora ho imparato! Jean!
Certo che sì! Guardate qui! Wow, Spooky! Sei stato grande! È vero, ma l'acrobazia era facile. Io ne ho imparata una più difficile. Davvero? Coraggio! Fammi vedere! Ammirate! Wow, sembra davvero divertente! Hai l'impressione di volare in aria! Ah, sì? Ci voglio provare! Ce l'ho fatta! Niente male, Spooky! Wow, siete davvero bravissimi! È proprio come guardare il vero circo! Davvero? Credi che siamo bravi come loro? Così mi fai venire voglia di provare qualcosa di ancora più pericoloso! Ma che cos'è? Cap, questa potrebbe essere la nostra prossima acrobazia! Cosa? Dici sul serio? Oh sì, il triplo salto mortale! Ci stai? Ecco... Oh, come farò a portare il gesso per un mese? Ti saresti dovuta fermare quando te lo abbiamo detto! Ma non credevo che mi sarei fatta così male! Forse mi sarei dovuta esercitare di più! Anche se ti eserciti molto, le acrobazie con la bicicletta sono molto difficili! Ha ragione! Devi essere un professionista per poter fare acrobazie simili! Comunque sei stata molto fortunata! Abbi cura della tua gamba, devi lasciare che guarisca! Lo so! È solo che... la mia povera bicicletta! Che giornata! A quanto pare il circo ha fatto davvero colpo su tutta la città! Perché? Cosa è successo? Ecco, prima Spooky stava imitando gli acrobati del circo e io gli ho detto di stare attento! Spooky potrebbe farsi male! La prossima volta che lo vedete, ditegli che cosa è capitato alla mia povera gamba! Ai! Ai, ai, ai! Signori e signore, è il momento che tutti stavate aspettando! È l'incredibile triplo salto mortale! Cap, coraggio, salta! Oh, hai troppo paura per saltare? Non è assolutamente vero! Spooky! Aiuto! Aiuto! Spooky! Aiuto! Oh, santo cielo! Spooky sta per cadere dal tetto! Qualcuno mi faccia scendere! Che cosa facciamo? Spooky sta per cadere! Dobbiamo chiamare la squadra di soccorso! Oh, è davvero orribile! Squadra di soccorso? Jean! Spooky è in pericolo! Sta tranquillo e spiegami cosa è successo! Emergenza! Emergenza! Spooky si trova sul tetto del cantiere tra la 12ª e la jet! Squadra di soccorso, entrata in azione! Ricevuto! Fatemi scendere di qui! Spooky, va tutto bene! Ci pensiamo noi a farti scendere! Amber, puoi andare a prendere l'airbag? Certo! Ellie, lega la cintura di sicurezza a Spooky! Roy, ci servirà anche la gru!
Ricevuto! Spooky, non temere, abbiamo quasi finito! Siamo pronti, Polly! Bene, Roy, usa la tua gru! D'accordo! Ce ne occupiamo noi! Tu pensa a Spooky! Spooky, non aver paura! Roy, ora tocca a te! Lo puoi calare giù dal tetto! Ricevuto! Grazie, ragazzi! Ragazzi, guardatemi! Guardate, sto volando! Spooky! Spooky, smettila di giocare, è pericoloso! Sì, scusate. Ora sono al sicuro. Cosa? Stava cercando di rifare l'acrobazia del circo? Sì! Spooky, mi avevi detto che non avresti provato a fare quelle pericolose. Lo so, ma ogni volta che ne completavo una, ne volevo subito fare una più complicata. Non sapevamo che sarebbe stato così pericoloso. Sì. Come sarebbe a dire? Quelle auto si esercitano per anni. Non potete pensare di riuscire a imparare un'acrobazia in un solo giorno. Ora lo sappiamo. Mi dispiace, non succederà mai più. Bene, non vorrei che ti capiti la stessa sventura di Jean. Cosa? Si è fatta male? Si è fatta male alla gamba su una bici da circo costruita da lei. Ora dovrà portare il gesso per un intero mese. Ma è terribile! Un mese? Io non ce la farei. Non proverò mai più a fare un'acrobazia del genere. Neanche noi! Ghost is coming. Really?
It's a ghost!